forza. Sir. Riesci a sentirmi? Sir! Sir, resisti! Vabbè, sì, è come nella prima scena del primo, raga. C'è sempre una tizia che te salva, vede che il cuore non te batte più perché non ce l'hai. Però vivi. Eccoti, ti sei svegliata. Un po' inquietante questa signora. Grazie al cielo, come ti senti? Ulrika si chiama, Ulrika. Questa è la seconda volta che mi prendo cura di te, non è così? Allora sì, vabbè, più o meno le cose vanno un po' diversamente. Come la seconda volta? Oppure ti ringrazio. No, come? Non ricordi? Allora hai dimenticato anche di avermi protetta dalle fiamme del drago? Ti sei lasciata colpire dal fuoco al posto mio, riportando delle ustioni terrificanti. È stato orribile. Pensavo che non ce l'avresti fatta, non riuscivo nemmeno a sentire il battito del tuo cuore. Ma hai tenuto duro e per miracolo sei ancora qui tra noi. Pare io sia diventata una Risen. Sì, vabbè. Arisen? Temo di non capire cosa intendi. Ha qualcosa a che vedere con il motivo per cui ti hanno portata al castello? Hanno detto che era per curare le tue ferite, però temo che tu non rammenti nemmeno questo, vero? No. Noi non sappiamo proprio niente. Sono della guardia di confine! Una persona con abilità simili a quella della Risen e una pedina al seguito è venuta in questo villaggio! Ne sapete qualcosa? Sta cercando te? Allora dobbiamo già separarci. Magari verrai a trovarmi di nuovo un giorno. Ah, perché questo è adesso. Fino ad allora, abbi cura di te. Noi che siamo andati al villaggio, non è prima. Capito? Ecco perché ha detto la seconda volta. Ah, ottimo. Dovete essere chi cerco. Corrispondete alla descrizione dei miei soldati. Sono lieto di avervi trovata. Il monarca di Vermund, attualmente in convalescenza nella capitale, è divenuto Risen proprio qui, in questo villaggio. Se affermate lo stesso, allora bisogna riferirlo alla corte. Ho inviato una missiva prima di venire qui, ma dubito che la questione possa essere risolta senza la vostra presenza. Vi dispiacerebbe accompagnarmi alla capitale? Se siete in vero la Risen, vi accoglieranno a braccia aperte. Oh, ma perdonate, ho sparpagliato i miei soldati nel tentativo di trovarvi. Non posso partire senza di loro. Dovremmo aspettare che tornino. A pensarci, anche se Leonard stava chiedendo di voi. Magari adesso è un buon momento per parlare con lui. L'ultima volta che l'ho visto era alla locanda a bere. Allora, quindi noi dovremmo andare, immagino dove sta il segnalino. Ci hanno detto di andare da quello, quindi andremo qua, alla locanda di Tristan. Yes. Oh, vediamo cosa ci offrirà questo signore, questo buon uomo. Sicuramente questa continua più... che cos'è? Vai. Oh, dovete entrare in erboristeria, sir? Perdonatemi se vi ero d'intralcio. Ma veramente, stava mano a destra, non è? Oh no, non mi sono persa, sir. Non dovete preoccuparvi per me. Vabbè, questa è matta. Sono un aspirante erborista, sapete? La mia famiglia gestisce una piccola bottega a Bernworth. Quando ho saputo di una medicina che può essere trovata solo in questo villaggio, ho pensato di venire a prenderne un po' per noi. Ho fatto tutto il viaggio da sola. Ma qualcuno l'ha chiesto? Cioè, la domanda è qualcuno te l'ha... Cioè... Ma vedete, non sono stata molto fortunata. Non ho abbastanza oro per comprarla. E ma con noi. Ah, sarebbe un peccato tornare a mani vuote dopo aver fatto tutta questa strada. Ma cos'altro potrei fare? Non andare a dormire nella locanda perché costa troppo. Dormirai per strada, ecco. Questo lo puoi fare. Vabbè, offriamole il nostro aiuto perché noi ma siamo... Ma ce leva tutti i soldi! Ma tanto, siamo poracci. Almeno aiutiamo quest'altra come? Poraccia. Come? Lo fareste? Prendereste la medicina per me? Immagino non ci sarebbe niente di male se accettassi. Solo se non siete pienamente convinta, però... No, solo se ne siete pienamente qua. Non ti preoccupare. Oh, sir, ve ne sarei così grata. Sembra che sia meno fortunata di quanto sfortunata di quanto pensassi. Aspetterò il vostro ritorno proprio qui, sir. E grazie di cuore per la vostra generosità. Di niente, me l'hai chiesto. Allora, ti è possibile combinare due materiali per creare un nuovo oggetto. Per farlo puoi selezionare le due componenti da te, oppure puoi scegliere una combinazione già usata in passato. Per di più, puoi anche scegliere se debbano essere prese prima dalla borsa della Risen o da una di quelle delle sue pedine. E non gliela dobbiamo comprare. Eh no, dobbiamo comprare. Comprare noi ricostituenti di frutta. Di frutta e verdura. Salve, sei tu che hai salvato la vita di Ulrika, vero? Mi ha raccontato tutto, è stato un gesto molto coraggioso. Ti sono debitore, Ulrika è come una figlia per me. Prendi, consideralo un umile segno della mia gratitudine.
Ora dimmi, fai già parte di una gilda? Forse lo sai già, ma iscriverti a una gilda consente di accedere a un addestramento specializzato, il che è molto utile quando ci si dedica a una classe. Ti basta... Ah, no, scusa, quello non l'avevo letto. Così non va! Ti basta parlare con il locandiere per registrarti. A me il locandiere mi sta sul cavolo perché costa troppo. Ah. Vai! Ci vorrà solo un minuto. Sono cambiata voce. Se c'è qualcosa che desideri sapere sulle classi, forse potrò esserti utile. Ma perché ci impongono tutti di fare le cose? Allora, no, io in realtà non mi interessa attualmente. Le abilità dei maestri. L'abilità del maestro di ciascuna classe è la più forte in assoluto che si possa imparare. Per farlo dovrai leggere un tomo speciale che potrai ricevere solo se le tue capacità convincono il maestro. Tuttavia, il vero potenziale dell'abilità si manifesta soltanto a coloro il cui rango di classe è abbastanza alto. Vabbè, quindi è una supercazzola, alla fine devi essere di livello alto per poterlo fare. Vai. Vai. Qui alla locanda offriamo anche cambi di classe per chi lo desidera. Ho così pochi clienti che posso svolgere entrambi i compiti da solo. Ma basta parlare di me, ti serve qualcosa? 1500! Ma che quindi varia pure da locanda a locanda? Ma perché questa è d'alta classe? Stiamo sempre dentro una baracca. No, forse perché quella era la prima volta che dormivamo. No, che la prima volta 1000. Me l'ha fatta gratis. Me l'ha fatta, non me l'ha fatta pagare. Cioè, raga, ma stiamo scherziamo? Ma 1500 euro per dormire? Non riposiamo per adesso. Ma chi ci riposa? Però nel senso mi pare davvero esagerato come prezzo. Qua significa che quando andiamo in città paghiamo 3-4 mila euro. E che stiamo a giocare a hotel, cioè... Ci avete mai giocato? Allora fateci tirare al dado almeno, magari la notte gratis. Ah, gilda delle classi. Impara e assegna... questo vedi, intendevo. Tutte le procedure riguardanti le classi possono essere svolte presso le sedi della gilda delle classi. Abbiamo capito, cambiare classe. Mi sta dando i pizzoni. Certo, non lo puoi passare a ciascuna classe sbloccata quando vuoi. Per sbloccarne di nuove ti serviranno dei punti classe che puoi ottenere uccidendo nemici o completando missioni. Mi pare giusto. Vai. Le abilità. Ogni classe è caratterizzata da diverse abilità che puoi imparare man mano che sali di rango al suo interno. Imparare abilità richiede punti classe. Puoi usare le abilità di classe non appena le impari, mentre per poter usare le abilità arma dovrai prima equipaggiare quella corrispondente. Ok. Vai, sempre te. Io. Le capacità. Le capacità sono abilità speciali che possono essere equipaggiate a prescindere dalla classe corrente. Puoi sbloccarle spendendo dei punti classe e saranno sempre attive una volta equipaggiate. Il massimo di capacità equipaggiabili è 6. Infine, le capacità disponibili aumenteranno via via che sali di rango nelle classi. Vabbè, ma qualcosa la possiamo... possiamo imparare. Scaglia un pendente diagonalmente verso l'alto mentre salti, adatto per attaccare bersagli volanti. Questo ci piace. Che è meglio. Sì, lo vogliamo equipaggiare, lo mettiamo qua, a triangolo. E ce li amo con le lame, ma nessuno di noi è abile con l'arco. Daniela, se te potevamo sistemare, te davamo l'arco. Però è una figata sta cosa che loro si rendono conto di come stiamo messi. Che ho fatto? Chi è questa mo? Dai, Lea. Allora, eri qui. Vieni con me all'ingresso del villaggio. Il capo delle guardie ti sta aspettando. Ammazza, già... Mi sa che eri tu, Elias, non sbaglio. Vabbè, leggili te, non ti preoccupare. Proviamo di parlare con chiunque ci possa venire in mente, non si può mai sapere. Punto. Finisce. Comunque, allora... visto che ci ha detto che è importante fare le missioni mano a mano perché sennò poi te le perdi, facciamo le missioni anche che ci capitano a tiro. Quindi questa qua, era bottega di runne. Allora, salve signor Runne. Quanto costa sto coso che vuole quella? Salve, sei qui per del ricostituente di frutta, non è vero? oggi, vabbè. Allora, compriamo... ricostituente di frutta, 600 soldi. Cosa? Ho detto che ce levava tutti no, i soldi. Ma allora sicuramente i soldi si fanno più facilmente di quello che possiamo. Sì. Ricordatevi queste parole. Ok, annulliamo, andiamo via, spero di vedervi presto. Allora andiamo dalla nostra qua. Che vedete di consegnarlo? Dalla nostra collona. Ci rivediamo ancora, sir. Allora mi avete preso l'infuso? Vai. Sì. Vediamo che c'è da. Oh, quindi è così che è fatto. Meraviglioso. Guarda faccia da cazzo. Grazie mille, sir. Matta. No, da paracula, c'è una sì, da paracula, sì. Non ho molto da offrirvi in cambio, ma mi assicurerò di raccontare a mio nonno quello che avete fatto per noi. Scommetto che vorrà ricompensarvi adeguatamente. È un po' Starfield sta bambina. Sembra un po' Starfield, sì. Dobbiamo correre sempre, siete proprio impazientati. Ah, vedi? Nei villaggi non scende la stamina. Scusa, se hai il momento vorrei parlarti. Come puoi vedere stiamo ricostruendo il villaggio, compito per cui fanno sempre comodo un paio di braccia in più. Che ne dici, potresti aiutarci? Vabbè, chi me fa... Eccellente, sei davvero una brava persona, non scorderò questa tua gentilezza. Ecco cosa vorrei chiederti, un branco di sauri ha fatto il nido fuori dal villaggio, non hanno ancora fatto nulla di male, ma la loro vicinanza spaventa gli abitanti.
Vabbè, ma se non hanno fatto nulla di male. Vorrei chiederti se potessi aiutarci ad allontanarli. Ho preparato dei barili esplosivi che ho lasciato all'ingresso del villaggio. Usali per scacciare i sauri. A parlarci? Ma credo che siano dei mostri. Non puoi parlarci. È vero che i sauri sono mostri dalla forza tremenda, ma non ho ancora mai visto niente e nessuno immune agli esplosivi. Allora, dove li ha messi i barilotti? Perché io lo vorrei... Ah, siete di ritorno, ottimo tempismo. Ho delle domande per voi. Per prima cosa, mi accompagnerete alla capitale? Vi ringrazio, siete pronta per partire o avete bisogno, no, bisogno di più tempo? Molto bene, venite da me quando avrete fatto. Ah, comunque, se entriamo dentro qua, possiamo prendere un'altra pedina. Se siamo un 4 sicuramente è meglio. Non magari... tutti i forzieri contengono tesori, sai? Lo so, me l'hai già detto. Comunque, sicuramente sarebbe meglio prendere un mago o un arciere. Sì. Forse è meglio addirittura un mago. Questa è un'arciera. Sylvanas questa, raga, palese l'hanno fatta come Sylvanas Windrunner. Allora, Nora di livello 2. Nora ha fatto una finaccia. Ecco, Kaoru di livello 9, che dici? Tanto poi potremmo cambiarle di continuo. Ho un talento per la raccolta di oggetti e la mia curiosità mi spinge a provare tutti i meccanismi utili che vedo. Ah, quindi questa è una smanettona. Vabbè, reclutiamoci questa, dai. Felice di conoscervi, specialmente se anche voi amate i dolci. Ha voglia. Sei perfetta. Ti è possibile dare alla tua pedina principale una missione da completare al di là della faglia. Puoi decidere sia cosa debba fare, sia il premio che la risene che ha soldato la tua pedina riceverà al suo completamento. Le missioni delle pedine sono delle ottime opportunità per guadagnare oggetti e insegne delle pedine. Perciò cerca di fare in modo che la tua pedina venga reclutata il più spesso possibile. Quando imposti il premio che la risene che ha reclutato la tua pedina riceverà al completamento della missione, virgola, esistono, puoi scegliere oggetti specifici o impostare una somma di denaro. Quegli oggetti o quella somma di denaro verranno detratti da quelli che possiedi, ma come? In più puoi anche indicare degli oggetti che desideri offrire in cambio di una ricompensa agli altri Arisen. Quindi qua c'è sta imposta una missione dalla pedina. Questa forse è quella automatica che c'è. C'è una scala, vediamo dove conduce. Magari faremo questa delle scala. Scoperte lì in cima. Questo cosa a che serve già? Forse è per lancia... è quello con cui ci hanno sparato, dici? Urca. Immagino che me ne occuperò io. Posso aiutarvi? Aspetta che questi se stanno a fare una fatica che sta scilegna. Probabilmente loro schiavizzati. Vedi? Ma può darsi... Ma a qualcosa servirà però sto coso. Se no che l'hanno messo a fare qua, Gio? O ci sarà un attacco e se ste sbrighi a venire qua poi fa così... Raga, per adesso non sappiamo a cosa serve, poi lo scopriremo, dai. Scusa, quando io lo dico io mi deve fermare, no? Quando dice lui. Ho bisogno di tempo. Hai visto? Brava Giorgia, se no eravamo rimasti... eccoli, questi sono i pareti esplosivi. Come che si afferrava la roba? Così. Poracci, però. E sono mostri, Dovete farlo anche dare voi una mano? Sì, mo lo fanno. Ti parano ancora poracci? Si sono schiuse le uova. Di lanciarlo più lontano. Ma non so come si può fare a lanciare. Però te ne hai premuto prima di lanciare. Vedi. Brava Gio. Ma sono tipo axolotl giganti. Come fanno tenerezza? Vabbè, io penso che siano morti. Guarda. Vabbè. La nostra base è la salita di livello. L'importante è che abbiamo fatto la missione. Andiamo avanti. Rapporto a Leonard. Ma sembra che almeno abbiano messo in fuga alcune di quelle bestie. Come ultima cosa richiederei di lanciare una giara di veleno nel loro nido. Se avremo fortuna i sauri capiranno di aver scelto un punto pericoloso per il nido e in futuro si terranno alla larga dal villaggio. Ma ti prego, fai bene attenzione a non farla cadere nel fiume. Gli abitanti del villaggio ne usano quotidianamente l'acqua. No, ti figuri, non l'ho mai fatto. Assicurati di non sbagliare bersaglio, intesi? Bene, troverai le giare con il veleno subito fuori dal villaggio. Lanciare una nella tana dei sauri e il gioco è fatto. Allora, questa sicuramente è la giara col veleno. Mi pare una giara col veleno questa. Ma non posso andare dall'altra parte, io tiro dall'altra parte. Forse. Non so se lei ce la fa a tirare sto coso. Ce la fa. Vatti a mettere in punta. Se fa un giro, lo lanciamo da sopra, no? Qua è? Oh, vedi?
questa? Abbiamo 6 cose. Un tiro da maestri, padrona. Scommetto che quei sauri ci penseranno due volte prima di fare di nuovo il nido qui. Elias ha capito. Momenti simili mi rendono orgogliosa di servire la Risen. Mamma mia, non ti casco di sotto. Vedo che hai fatto ciò che ti avevo chiesto. Solo questo lo faccio io, perché ogni grazie mille per il tuo aiuto. Devo dire che sei il fatto tuo, non avrei saputo fare di meglio. Guardandoti ho pensato che forse potresti essere una degna erede a cui tramandare le mie abilità. Forse è ancora troppo presto per fare un discorso simile. In ogni caso, grazie per ciò che hai fatto per noi oggi. Grazie a te la ricostruzione potrà procedere rapidamente. Te ne sono davvero grato. Mi fa piacere vedere che questa nuova energia che scorre nelle tue vene. Un successo strepitoso. Finalmente finito, possiamo fare una breve pausa prima di intraprendere un'altra missione. Ma stai zitto. Sono pronta. Silenzio. Mettiamoci in cammino. Ah, ma proprio così? Ah, pensavo c'era il teletrasporto. Sì, no, nessun gioco non scorda dei teletrasporti, da quello che ho capito. Ma sacrata. Inventi, avete menato. Ah, stavo afferrando un nemico? È morto. Ma io faccio fa loro, che mi frega, io mi piace la roba. Che è, oh? Guarda la maga, oh. La maga magò ha bruciato tutti. Chi è? Finito? Com'è che si parava? QR1. Vai Daniela. Ma l'ho preso, l'ho lanciato. Ma è bellissima sta cosa. La Risen è da sempre il legittimo monarca di Vermont. Pertanto rivendicare il titolo equivale a rivendicare il trono. Ma tali dichiarazioni si rivelano spesso false. Eccole. Mo scopriremo. Ne abbiamo visti a bizzeffe di ciarlatani. La loro pena non è mai lieve. Pregate solo di non finire come loro. Ad ogni modo non datemi ragione di sospettare di voi. Mo vediamo se funziona quel colpo dall'alto. Anche se la stanno, cioè, proprio disintegrata. Sono sti sassetti. Ah, ecco. Che bordello, ragazzi. Cioè, è troppa gente. Questo ostacolo non mi fermerà. Ci deve essere un modo per spostarlo. Ah, quale ostacolo? Questo. Ecco, vai qua con violenza e si sposta, hai visto? Pensandoci bene, alcuni Arisen continuano a riorganizzare la propria squadra. Uno di loro mi ha congedato dopo solo mezza giornata. Si sta arrabbiando. Che vista magnifica, il paesaggio sembra espandersi in tutte le direzioni, rivelando i suoi segreti a chi sa osservare. Dobbiamo osservare dove osserva. E vedere cosa? Che segreti ci dovrebbero sta? Tu vedi i segreti? Oh, vedi? Chi è questo signore? Salve. Altola, vai! Altola, che cosa vuoi? Abbiamo l'ordine di tenere chiuse queste porte fino al ritorno. Aspettate qui un momento, vado a dire di aprire il cancello. Corre il signore. Avrà fatto una fatica che ho lasciato sulla montagna. Chi avete lì con voi, signore? La Risen, o almeno così pare. La Risen, un altro impostore, volete dire? Vedo che neanche l'ascesa del sovrano ha posto fine alle recite di questi ciarlatani. Oh, sei buono, eh? Non ci è chiaro, questa persona sa comandare le pedine. Come? È impossibile, sapete bene che ci può essere un solo Risen e uno che ora si trova al palazzo. Sono perfettamente consapevole di quanto sia assurda l'idea, tuttavia non credo sia mio compito pronunciarmi su una tale questione, perciò farò rapporto alla capitale. Si dice il falso, saremo ricompensati profumatamente per il nostro disturbo. Se invece dice il vero, chi può dirlo? È tutto sistemato, venite, attraversiamo le porte. Via, attraversiamo le porte. Ah, siamo arrivati. Beh, questa non mi pare, questo è l'accampamento della capitale, la capitale è fatta così. Ci sarebbe dovuto essere un carro ad aspettarci, ma non lo vedo da nessuna parte. Deve essergli accaduto qualcosa, faremo meglio a metterci in guardia. In marcia. Allora, rimedi. Per esempio, come si fanno a combinare con quadrato? Cioè, se io tipo clicco quadrato... Ah, questa la possiamo usare per guarirci, vedi? Mm-hmm. Perfetto. Se io poi clicco con quadrato, no? Cioè, io faccio erba da campo... E la mela. Infuso medicinale. Vedi?
Sono tipo le piantine di Resident Evil. No, dico il mazzo di fiori, a che ti serve? Mi sa che questo era quello... Se offerta approfondisce le gambe tra chi lo dona e la riceve. Cioè, se io tipo lo do a Elias... Cioè, devi parlare però, mi sa, io lo devi dare... E come si farà? Vabbè, mo vediamo. Ho un talento per la raccolta di oggetti e la mia curiosità mi spinge a provare tutti i meccanismi utili che vedo. Dove andiamo adesso, Arisen? Io non ho idee. È andato via. Si è appartato. Ma no! Ah! Guardate, padrona, uno scrigno del tesoro. Dobbiamo trovare un modo per arrivarci. Io non intendevo que... Che cazzo fa? Non è niente di più di quanto ci aspettassimo. Ma io... Sicuramente troveremo un modo per usarlo. Ma hai preso un pesce! Io ti volevo romanzare! Hai preso il pesce! Ma non doveva prendere il pesce, no! Nessun nemico in vista. Non posso fare a meno di fermare un bel combattimento. È caduta la montagna. Scappate, scappate, stambecchini! Che so, cervi? Vai! Ci sono ancora altri segni del passaggio del drago. La sua furia deve aver indebolito la terra qui intorno. Non credo che il carro possa attraversarla. Proseguiamo, magari ci aspetta sulla strada più avanti. Che fa? Oh, un'altra volta. Oh, fai far passare il tempo. Il tempo non cessa mai di scorrere in questo mondo, il che si riflette nelle attività e nel comportamento dei suoi abitanti. È improbabile che qualcuno resti nello stesso luogo per tutto il giorno e potrebbe perciò comparirvi solo di mattina, al pomeriggio o di notte. Per far scorrere il tempo puoi riposare una locanda o approfittare di una delle panchine presenti in alcuni posti. Meglio le panchine, siamo barbone nel suo gioco noi. Di notte non vedrai un palmo dal naso, il mondo brulicherà di mostri terrificanti mai visti di giorno. Esplora le lande selvagge dopo il tramonto a tuo rischio e pericolo, ma assicurati di aver sempre con te una lanterna. Alcuni oggetti che possono essere raccolti cambieranno nel tempo, ad esempio maturando o diventando più saporiti. Ci sono anche oggetti che, se li lasci maturare abbastanza, diventeranno più utili se combinati con altri materiali. Dovresti però far particolare attenzione ai cibi crudi, poiché consumarli quando sono marci potrebbe avere effetti collaterali spiacevoli. Alcuni oggetti e strutture che possono essere distrutti dai tuoi attacchi torneranno al loro stato originale dopo un certo lasso di tempo. Allo stesso modo, anche la frutta, le bacche e varie piante che puoi raccogliere ricresceranno con il passare del tempo. Ok. Qua è tutto sbracato, come facciamo a passare? Forse l'acqua è bassa. Che è sto rumore, Gio? Che succede? Siamo in trappola! Un troll? Oh. Un troll di montagna! Un troll! Nei sotterranei! Va bene! Dannazione, un ciclope! Ah, è un ciclope, non è un troll. Un ciclope, state in guardia! Ah, maga, c'ha proprio... un cuor di leone. Dove va? Ma è già morto. Gli si sta levando da sola, vita. All'occhio, all'occhio. Gli hai rotto il corno. No, già ce l'aveva rotto. Veloce! Sali, 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 sali. Ok, sulla testa, vai. Mo' tempo che sei salita, loro l'hanno ammazzato. Dai, che è quasi finita la stamina. Oddio. Un avversario inventato, una facile preda. Non temete, è tutto sotto controllo. Ma spappolata! Ho sottovalutato questo nemico, è ora di curarvi. Quando la loro salute scende a zero, le pedine diventano incapaci di muoversi e di rialzarsi da sole senza aiuto. Se lasci una pedina in questo stato per un lungo lasso di tempo, essa verrà congelata e rimossa automaticamente dalla tua squadra. La Risene può cercare di rianimare una pedina caduta avvicinandosi e toccandola. Se più pedine in questo stato si trovano vicine, la Risene può rianimarle contemporaneamente. Le pedine rianimate avranno la stessa salute massima rimanente della Risene. Ok. Cos'era quel rumore? Dai, eh. Ritirata! Ma che ritirata? Oh, è morto! Arisen, verremmo spazzati via se restiamo qua! Questa sì che è un'idea, non ho mai visto il mio padrone tenere un'impresa simile. Tentare! Oddio.
Ma forse perché sta accadendo qualcosa dalla montagna? Oh! Siamo riusciti a far vacillare quel bestione. Se continuiamo così presto lo manderemo a gamba all'aria. Allora, afferrare nemici grossi in battaglia. È possibile anche afferrare un nemico da fermi toccandolo mentre si tiene premuto R2. Lo stavo facendo. Una volta afferrato puoi spingerlo e tirarlo per attirare la sua attenzione su di te o per fargli perdere l'equilibrio. Dai, su, siete in 200. C'è stato a mettere pure troppo. Sto senza energia. Dead? Mazza, oh. È ora di divertirci verso la campagna. Vabbè, quando siamo in combattimento così non legge troppe cose, perché sennò diventa un bordello. Vi sono grato, sir. Pare che il mio giudizio su di voi fosse affrettato. Pensavo fosse l'ennesimo falso Arisen. Solo il cielo sa quanti ne abbiamo visti negli anni. Tuttavia, il valore che avete dimostrato venendo in nostro aiuto ha fatto sparire ogni mio dubbio. Vi prego, prendete questo in segno della mia fiducia. Consegnatelo a una delle sentinelle di guardia alle porte della capitale e vi concederanno un'udienza con il capitano Brand. Potete raggiungere la capitale senza di noi ora. Non ho motivo di tenervi costantemente d'occhio. Sono sicuro che anche voi ne sarete felice. Ovviamente, se volete proseguire insieme a noi, saremo lieti di farvi un posto sul carro. La decisione spetta a voi. Andiamo sul carro con questi? Perché tanto passa a piedi, scusa. Boh, vabbè, grazie, però tu mi stai a cannà così. Osso compatto, carne di bestia. Macarena. Ah, ecco il carro. Volete unirvi a noi? Sì. Very well. Very well. Molto bene, salite sul carro e partiamo. Ci sediamo. Oh. Gli altri tutti a piedi vanno. Sono io, ma è caro che c'ha 50 posti. Cioè, c'entriamo, se stringiamo, dai raga. Ma perché sta cosa? Riposare viaggiando su di un carro sarebbe cosa gradita. Non mi dispiacerebbe fare un sonnellino mentre il paesaggio ci scorre a fianco. Sonnecchia. Salite. Ah, saltiamo il tempo. Goblin, la sfortuna ci perseguita. Abbiamo nuovamente bisogno del vostro aiuto, sir. Ho capito perché ci diceva voleva andare. Alzate. Andiamo. Il problema è capito. Uno è morto. Ok. Ah, qua c'è un mercante. Aspetta, perché hanno detto di parlarci spesso con i mercanti loro quando c'hanno. Sembra che li abbiamo fatti scappare. Vi ringrazio per averci aiutati. Vermont non è lontana da qui. Vi unite a noi per il resto del viaggio? Vermont. No, perché Vermont è un'altra parte. Sì. Okay, ottimo, salite sul carro allora. La mattina seguente. Siamo arrivati alla capitale, John! Oh! Alleluia. Vermont. Capitale di Vermont, quindi comunque sempre Vermont. tu avevi acclamato l'altro re tanto. Mo che sai che siamo noi veramente. Vabbè, basta fissarci intensamente.